Signori e signori, ben trovati. Va adesso in onda l'ultima puntata della settimana di Mezzo TG. Conducono in studio Jose Villari e la signora Mimma. Buona visione. Quest'altra puntata di Mezzo TG e siamo soprattutto felici perché oggi è venerdì. Oh, meno male, meno male. Meno male se fa per dire. No, signora Mimma, ci vorrei addomandare che devo succede io, signora Mimma. Ma così però è la fine. No, signora Mimma, che schifo. Che succede io, signora Mimma? Ma è venerdì, dovremmo essere felici dopo aver condotto alcune puntate, quelle iniziali di Mezzo TG, con veramente tanto successo, contenta, signora Mimma. Contenta, lei non sa quello che mi ha ammartuto. Che succede io, signora Mimma? Posso parlare, signora Mimma? Sono accorata. No, accorata, signora Mimma, per favore. Dica cos'è successo, la stanno aspettando, sia gentile, ma poi quanto vuoi riacciancere lei, ma scusa. No, non mi passa. Ci passa. Sa che cosa è successo stamattina, che signor Villari? Sì? Sono andata. Sì? Al tribunale. Ah, vero, abbiamo una questione. Sono andata al tribunale, disse ora vado e gli chiedo l'affidamento congiunto da pecora, con signor Villari, giusto? Certo, a pecora non è molto messo, non bucca la maschera da pecora. Oh, e invece, dunque? Non sai che tu hai? Che succede? A cadeno! E dunque? Tutto che ciancia! No! Perché ciancia? Che si vuole per mia, signore, una ciancia! Cadeno, non me lo dire, cadeno! Morì allora... a pecora! Morì a pecora? No, non morì a pecora! No, mi fa scantare, ma ne pace! La pecora, io voglio sapere, la pecora come sta? Non lo so, signor Villari, perché a quel punto non ho capito più niente. Ma che succede io? L'hanno liberato! Come l'hanno liberato? Poi dice che non funziona giustizia in Italia. Il... Hai avanti a ruttaccare, oggi già un liberaro. No! Signora non ho capito più niente, no, signora Mimma, lei non sa mettere in confusione, è un altro processo. Ah, un altro processo, ma quanto non hai, cadeno? No, no, è un'attività parallela quella che lui c'ha, non si preoccupi, non signor. Ma chiesto scusa, c'ha a cercare una cosa, una nostra informazione importante. Mi dica. Ma era con pigiama? No, meno male. Perché tu lavi, Robbe, lavi. Robbe. Ha aperto finalmente l'armadio. Oh, benissimo. Comunque, signor Villari, una mala occasione. Sì, domani ritorno. Signora, no, domani è sabato. No, signora, lunedì ci vediamo al tribunale. Mi dovete dire dov'è la pecora. Intanto voglio dire, dire contestualmente se ne potete dare sta pecora. E poi ne fa piacere, voglio dire, comunque umanamente, certo, che fu assolto. Però ci mancherebbe, cadeno. Un film, assolvo, leva, metti, leva. Ha ragione, poi quest'uomo, queste emozioni, signora, mi dica, ora andiamo all'uarecca, no, è un modo di dire, a mandare sopra panoramica, sulla panoramica, sì, ne volevamo fare un giro, signor Villari, no, come pensa lei in ta piazzetta che da, abbiamo noi, è un modo di dire, andiamo, abbiamo mandato Marina Pagliaro per, come dire, vorrei presentarlo così. Che cosa? Che presenti? Oh, presenti, vorrei presentare così. Ma come lo presenti? Ladies and gentlemen. Ma tanto per cancellare. Marina è nuova, Pagliaro è... una cosa nuova. Ah, posso dire? Cioè, Marina Pagliaro, la nostra Marina Pagliaro è andata a chiedere nuove informazioni al tiranno del Cordolo. Cue? Il signor Polimeni. Servizio. Che problemi ci sono per quanto riguarda la nuova panoramica? Allora, la panoramica è lunga circa 2 chilometri. I lavori sulla panoramica sono giunti circa al chilometro 1700. Da un mese a questa parte i lavori sono fermi. Non so a questo punto cosa pensare. Le solite cose messinesi. Si inizia un lavoro e non si porta a compimento. Chiedo che si faccia luce su questo accaduto. Come mai facendole a tratti queste
questi pezzi di panoramica finivano in tempi brevissimi, 15-20 giorni, circa al chilometro 1600, 1400, 1500, sono fermi da almeno un mese. Sono state poste delle ringhiere a protezione dei lavori, però queste barriere restringono la carreggiata e vi è un doppio senso che nelle ore notturne buie diventa anche pericoloso. Siamo in prossimità della rotonda arena dove vi era collocato il fatidico cordolo che ad oggi è stato rimosso. Io personalmente ho incontrato l'ingegnere Pizzino circa un mese fa, la sua volontà era di ricollocare il cordolo. Ho spiegato le ragioni della porzione di popolo della panoramica di cui io mi onoro di essere presidente e lui, spero, visto che è passato un mese e ancora tutt'oggi il cordolo non è stato collocato e come possiamo vedere siamo proprio in un orario di punta, sono le 6 del pomeriggio e la circolazione è abbastanza scorrevole, perché mortificare ancora di più questa parte di panoramica che porta da nord a sud? Spero che l'ingegnere Pizzino abbia accolto le nostre istanze e che non ricollochi più questo benedetto cordolo. Niente, la Marina Pagliaro andava sopra la panoramica, può darsi che voleva passare da piazzetta, non so stava mai. Ma Marina, che ci sono rosticcerie in zona? Là c'è una rosticceria. Ma ho capito. È piazzata sì, in sì, tutti sì, i posti. Sì, si cerca. Ma soprattutto era in compagnia del padrino della panoramica. Brutta è sta cosa, padrino. No, allora, del fiduciario della panoramica. Ma senti una cosa, qual è sta cosa? Io non ho capito una parola. Il cordolo, chi è sto cordolo? Il cordolo è una divisione, serve a protezione dei due flussi di direzione. Uno che va verso Catania e uno che va verso Palermo. Ora sono più confuso di prima. No, comunque. Vabbè, ma signora Mimma, è una cosa che serve, che è montata, serve a dare una grande caduta a passare sopra. Hanno a cadere, lo mettono apposta. Sì, cioè serve soprattutto non per quello. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo. Smontalo il cordolo. Il cordolo. Oh. Poi una cosa, sì. Cosa, signor Pierre. Sì. Questo signore che è tutto motivato, io avrei ragione. Motivatissimo. Parlava che devono fare luce su questa faccenda. Sì. Ora io dico, signor, come si chiama? Mi scusi, signor. Signor Polimeni. Polimeni, signor, mi scusi, ah. Ma come fate a fare luce? Prima ci metti di luce sta panoramica, perché non c'è né luce. Ora, come fate a fare luce sul cordolo, si lampioni su studati? Io questo dico, giusto signor Villari? Giustissimo, ma quantomeno facetelo tu ionno servizio, c'è, non di serola. C'è di serola. Non va bene. Ecco. Comunque signora, visto che ne mammutiamo una pare volte, questo cordolo che ne mise. Ci siamo intorcioniati. Noi intorcioniamo, speriamo che vada bene, ma soprattutto che la panoramica possa essere resa ai cittadini messinesi con gli antichi fasti, bella strada, senza... A bella piazzetta, quella là. Quella là, sì, quella... signora, però quando va, signora Mimma, vi prego, non sporcate, per no, favore. No, va no, bene? No, oh, no, i giornali, andiamo avanti. Raccoglieteli. Raccoglieteli i giornali. Andiamo avanti, oh, andiamo avanti. Non solo i giornali, raccoglieteli. Va bene, andiamo avanti. Andiamo, ma parliamo adesso di cultura, signora Mimma. Questa cosa mia, sua cosa mia. Sorella della vita. Cosa mia? Sì, signor... cosa sua, ma cosa... se stasse meglio però, se mentisse meglio, signora Mimma. Mi dica, Federica mi... Zaccone, sì? Che quando senti libro e cultura, passi. Scappa, questa ragazza. E dove è andata secondo lei? A rosticceria pure io. No, signora Mimma, chi è Marina Pagliaro? Marina, è vero, Benissimo. Lei è andata in libreria. Brava, benissimo. Federica. Vediamo cosa ha fatto Federica Zaccone. Allora, ha fatto una bella quantità di libri. Sì. Andiamo. Vai. Ci troviamo oggi con Stefano Benni, figura poliedrica che abbraccia il mondo del teatro, della letteratura, della poesia e del giornalismo. Prendiluna è il suo ultimo titolo che è stato pubblicato dalla Feltrinelli. Prendiluna è la protagonista, è una maestra anziana. Perché ha scelto proprio le caratteristiche di questa protagonista? Ecco, qual è l'ispirazione? Perché i bravi insegnanti sono dei grandi intellettuali. E i cattivi insegnanti sono una sciagura per la cultura, ma volevo dire grazie a tutti gli insegnanti che fanno bene il loro lavoro. Suor Scolastica invece è un'altra figura, sempre del libro, è diciamo la figura cattiva. Sì, i cattivi sono qua, nei libri spesso sono più simpatici dei buoni. Mi serviva un cattivo che non fosse mai apparso su un libro che conoscevo. Allora una suora di 107 anni, maniaca sessuale, che mi ricordi non l'ho trovata in nessun libro e quindi è un personaggio originale. Qual è il ruolo, o se vogliamo dire il valore della poesia oggi nella vita degli uomini? I poeti sono molto rari, sono persone rare, ci sono pochi grandi poeti in un secolo, quindi dobbiamo conservarli. È uno sguardo sul mondo importantissimo che pochi
hanno. Abbiamo tanti politici, tanti economisti, tanti scienziati, tanti inventori tecnici, ma in un anno abbiamo pochi poeti, quindi i pochi che abbiamo ascoltiamoli perché dicono le cose spesso molto prima degli altri. L'ho riconosciuto, ha visto che personaggio importantissimo. Io me lo ricordo, ero piccolina, certo, ero una fan. Lui sa che cosa faceva, signor Villari? Sì? Ritorno al futuro. Signora Mimma. Sono copia quando mi chiama, metti l'occhiale, la mascherina, sì, e pattia. Signora Mimma. Se hai capito, stessi ce lo stavo. Signora Mimma, ne denunciano. Perché, signor Villari? No, stiamo scanciando Cristiano. No, perché? No, chi era, ma quello signore? Non è l'attore di Ritorno al futuro. E chi è questo signore? Quello è Stefano Benni. Ah, Stefano Benni. Un grande artista italiano, molto eclettico, e ha dimostrato di avere parecchie capacità in tanti contesti. Beh. Tenga presente che è stato uno degli autori tra più importanti del nostro amico Crozza. Veramente? Sì. Del collega. Ma caro signore, ma che le devo dire? Ma ha visto quanto gente c'era? Io non ho visto niente, signor Villa. Ma io perché? Ormai ero affascinata dal signor Benni. E poi mi ha incuriosito da cosa che disse che c'era sta Monica 107 anni, signor Villari. Sì. Io ora a mia nipote, sì, che vado alle suore, sì, cuccio dice a Masoro. No, ma noi non c'iamo a dire niente. Ora, cuccio dice che c'è sta gente che frequenta i conventi. No. A 107 anni, no, un signore mi benedice. No, ma certo, a 107 anni non c'è dubbio. Io già a 35, cioè, già lei non si ho sente più, ricittata. Mi sento ricittata, e queste suore a 107 anni, ma il signore vi benedica. Un signore soprattutto mi benedica. Sì, ma sì, comunque, signora, sa che cosa le dico adesso? Mi dica. Cambiamo argomento. Va. Andrei su un argomento un po' più futile. Perché ci pigliano queste cose? No, perché signora, appena levi tu servizio. Sì. Come... E andiamo. C'è un servizio che è fatto così, me lo voglio vedere. Sono tutti un poco così, va bene? Beh, vediamoci. Il servizio di Roberta Casagrande. Vai, Robertina. In una società in cui l'apparire è una prerogativa essenziale, è sempre più diffuso il mito della moda. Tra chi prende la sfilata come un gioco, chi come una sfida personale, chi come un modo per far felice la sua parte di vanità. Aspirazioni, motivazioni e stati d'animo, diversi spunti di riflessione sul lavoro che mette a dura prova la psicologia delle modelle, spesso divise tra la scuola e i casting, mettendo alla luce la fragilità degli adulti che le circondano. Gioia e dolori di un sogno. Sono tantissimi coloro che tentano di guadagnarsi un futuro nella world of fashion. Ma quali sono i pericoli e le truffe in cui si potrebbe incappare? C'è chi farebbe di tutto pur di arrivare all'obiettivo sperato, ed è di questo che si nutre e che utilizza il proprio potere per far promesse per lo più non mantenute. È difficile trovare, specialmente di questi tempi, un'agenzia che abbia una serietà tale da dare realmente una visibilità a coloro che ne fanno parte. È da considerare altresì che vi sia un notevole rientro economico, soprattutto dal punto di vista lavorativo, nel caso in cui questo si verifichi. Se nelle piccole realtà imprenditori locali cercano continuamente testimonial per le loro campagne e si offrono come sponsor per sfilate ed eventi, rendendo più facile l'accesso a questa opportunità occupazionale, nelle grandi città come Milano, Parigi, New York è più difficile in quanto i requisiti per modelli e modelle sono decisamente più rigorosi e richiedono un'applicazione continua e una professionalità notevolmente sviluppata. Per intraprendere questa carriera è necessario far conti con i propri sogni e prendere atto di possibili illusioni e allora moda. È più opportuno farla o seguirla. Ecco perché indagare la moda come fenomeno culturale significa cercare nuove chiavi di comprensione del presente, aprire finestre sul nostro tempo, analizzare i rapporti fra individuo e società, capire le ragioni di un'influenza in parte motivata dalla genialità dei suoi interpreti e in parte capricciosa ed effimera. Signora Bimba, ha visto che bel servizio? Sì, va bene, va. Ma signora Mimma, ma che sta facendo? Sta ciancendo? Non ci posso pensare, signor Villari, io ancora adesso già all'aio. Ma adesso uno all'aio. Dai, quel fatto là, poi penso a me cureggia, sulla scuola. No, ma signora Mimma, intanto... Mi deve credere, signor Villari. Signora Mimma, ma avete visto che belle vestiti che c'è? Belli, belli. Da passerella, eh? Belli. Ma lei perché non succatta un bello vestito da maniera strumento e comincia a camminare avanti a rete? Io in sta maniera, sì, signora Mimma. Non dici? Sono tanto convinta. Ma perché? E che ne sa, ci hai visto come erano comunate, con tutti i dimaragli, di cose. Provi lei una volta. Più semplice. Ma ora è Natale, fra poco arriva Natale, tutto è bello. Va bene, va. Quando... mi dà lo stipendio, ci signora penso. Signora mia, ma c'è bisogno che mi abbatta sempre lo stipendio, perché tanto non lo piglia e la spada si rompe tutta. Va bene. Che le devo dire? Meno male che arriviamo a fine settimana. Sì, meno male, sembrava una cosa impossibile, eppure ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Perché ogni volta comincia sto mezzo di giro, tragedie, sopra tragedie. Quanta vista durare sto mezzo di giro? Io me ne sto andando,
Tutta arrancata però, signora. Come arrancata? Col cuore tutto arrancato. Signora Mimma, mi deve fare una cortesia. Sì, mi dica. Lei quando se ne va a casa a pensare che quando arriva a sua casa deve dire questa sera fu fressa con signor Villari e deve andare bella giocosa deve essere. Grazie. No, oh, perciò lei ha avuto sto puzzerno da testa. Grazie, signor Villari. E poi chiudiamo così pure venerdì, gioia. Fine settimana. Signor Villari. Ci vediamo martedì. Ciao, ciao. Abbiate un ottimo e sereno fine settimana. Ah, a dire, signor Villari, fuffe. Sì, signor Villari, io la ringrazio. Sì, prego. Pur con mia, lei stasera va a casa. Sì. E deve passare una serata funesta. No, no, signora Mimma, chiudi queste telecamere, per favore.